Ben ritrovati di nuovo su Review You, vado a recensire insieme a voi queste lampadine da esterno che ho acquistato su Amazon, marcate Tronischi, link in descrizione, prese ad un prezzo di 25 euro se non erro. Vado a farvele vedere immediatamente. Come vedete abbiamo uno spinotto, una presa scusate, femmina da questa parte, e incominciano le varie lampadine. Adesso c'è la scatola, innanzitutto abbiamo due lampadine di riserva in questo sacchettino, e poi infilate all'interno di questa plastica, appunto, dove vanno a proteggersi, abbiamo tutte le lampadine collegate. All'estremo abbiamo invece un attacco maschio, quindi potete collegarle in due modi a dipendenza della prolunga o dell'attacco dell'alimentazione che voi avete, lasciando quindi o uno o l'altra da sole. Ma potete anche fare un'altra cosa, comprare due pacchi di queste lampadine ed avere quindi un collegamento tra una e l'altra. Fate insomma come vi pare. Io vi leggo intanto due dati tecnici che sicuramente possono interessarvi. Abbiamo una catena di lampadine, come avete visto non sono di plastica ma sono di vetro. La plastica sinceramente potrebbe magari durare di più in termini di urti eccetera, che non si vanno a rompere, però in questo caso devo dire che se uno le ripone per bene all'interno non dovrebbero esserci problemi. Io le sto usando già molte volte, devo dire che non ho riscontrato problemi. Abbiamo comunque una luce che fa un colore bianco caldo ma più tendente al caldo, devo dire. Sono 25 lampadine più due lampadine di ricambio che vi ho già mostrato. Abbiamo uno spazio tra una lampadina e l'altra di 30 cm circa, una lunghezza del filo completa sui 7 metri, e poi abbiamo ovviamente 10 watt di lampadine, watt massimo per presa scusate 10 watt, e poi la potenza massima in esecuzione di tutta la catena di 700 watt. Abbiamo poi, come vi dicevo prima, la possibilità di metterle all'esterno, ve le sono pensate per questo, però ricordatevi di che non sono ovviamente waterproof, quindi di non lasciarle attaccate quando piove eccetera, perché sennò rischiate che vadano perse, vadano comunque a compromettersi. Io le uso quando magari c'è una cena o qualcosa in giardino e poi le stacco e le ripongo all'interno della scatola. Abbiamo anche un fogliettino di istruzioni dove vi dice appunto le varie indicazioni, che vi sono comunque scritte in inglese, e niente, leggetele prima di andarle a posizionare. Riscaldano, quindi ovviamente non posizionateli magari vicino a della carta o del legno che potrebbe infiammarsi, e ricordatevi ovviamente di non lasciarle sotto la pioggia. Un prodotto veramente interessante, il cavo è molto robusto, veramente robusto. Si possono poi collegare, guardate, anche tramite questo laccetto ad una rete, come vedete, e quindi è anche comoda questa cosa. Veramente belle, si vedono bene di notte, non pensate che illuminano chissà cosa, ma comunque se fate una cenetta, un party all'aperto, danno quel tocco in più che sicuramente vi farà stupire i vostri amici e i vostri cari. Vi lascio il link in descrizione e vi metto una piccola ripresa di notte così vedete come si vedono.